Buonasera a tutti, siamo nella sala stampa Emilio De Via dello Stadio Comunale Giovanni Paolo II, che vi parla il presidente della CINADO, Salvatore Donatei, che chiaramente ritiene opportuno e necessario a questo punto della giornata, dopo tutte le indiscrezioni che sono susseguite sull'esito del Consiglio di Lega tenutosi a Roma fin dalle 11 della mattina. Commentare queste indiscrezioni, perché sottolineiamo che al momento sono comunque delle indiscrezioni, nel senso che non c'è ancora un comunicato ufficiale sulle promozioni e sulle soprattutto retrocessioni, che è la cosa che ci riguarda, ma sono indiscrezioni evidentemente estremamente fondate e quindi meritevoli di commento, anche se, lo ribadiamo, al momento sono le 18:45 del 22 maggio e sono ancora prive del crisma della ufficialità. Le indiscrezioni che trapelano, che sono state riprese da vari social, siti anche assolutamente autorevoli, da vari canali di comunicazione, mi lasciano e ci lasciano assolutamente sconcertati, ma dirò di più, personalmente sono infuriato e soprattutto avvilito, e come uomo di sport e come uomo di legge, perché se il Consiglio federale del prossimo 2-3 giugno, quando sarà stato fissato, dovesse dare seguito a queste proposte che, ripeto, che sono trapelate, sarebbero violati in una maniera indecorosa, in una maniera vile, in una maniera indegna di uno Stato di diritto e di qualsiasi minimo valore, principio morale, etico e sportivo, sarebbero violati tutti questi diritti, e quindi a questo stato di cose io lo preannuncio sin da subito, a caldo, ma in maniera, vi assicuro, assolutamente lucida e consapevole. A questo stato di cose l'anarcocalcio naturalmente non sarà certamente a guardare, reagirà con tutte le forze e in tutti i modi che l'ordinamento giuridico e sportivo le consente. Quindi su questo punto voglio assolutamente essere chiaro, non solo e non tanto per i tifosi, ai quali comunque va in questo momento il nostro pensiero, ma per rispetto della dignità dei calciatori, dello staff tecnico, del presidente, dell'amministratore unico, del direttore generale, del direttore sportivo, dell'ufficio stampa, dell'amministratore delegato, di tutta la grande famiglia del Nardocalcio, che con passione, dedizione e sacrificio ha proferito ogni sforzo affinché le è stato concesso di guadagnarsi sul campo la tanto ambita e a un certo punto credo anche di poter dire meritatissima salvezza, permanenza in Serie D. Ora, io ho qui la dichiarazione ufficiale del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, e devo dire che pur avendo stima della persona che non conosco appunto personalmente, ma insomma per il suo trascorso, per il suo curriculum e per tutte le cose che ha fatto nella vita, certamente è persona degna di stima assoluta. Ciò non di meno, devo dire che leggendo le righe che il nostro responsabile stampa Fernando Pero mi sottopone all'attenzione, devo dire che mi viene da dire se siamo su scherzi a parte oppure mi viene da pensare sogno o sondesto, perché parlare di un agire con la massima accortezza, con la massima accortezza, e parlare di che è stato fatto un lavoro scrupoloso, beh, allora è evidente che ha tenuto conto del principio del merito sportivo. Allora io dico, caro Presidente Sibilia, con tutto il rispetto istituzionale e personale che lei si deve sicuramente, io penso che queste espressioni,
siano poco consone rispetto all'agire della Lega Nazionale Dilettanti, rispetto ai principi che oggi si sono calpestati, violati in maniera clamorosa e in maniera indecorosa, e quindi certamente la Nardò Calcio, tutta la Nardò Calcio, non crede di poter stare zitta e stare ferma rispetto anche a questo tipo di dichiarazioni, perché sono dichiarazioni che offendono l'intelligenza delle persone e non tengono in alcun conto il buon senso che dovrebbe sempre governare i soggetti che hanno la responsabilità di prendere delle decisioni importanti. Probabilmente non si ha la proprio sensibilità di capire che dietro a determinate decisioni, ripeto, sbagliate sotto ogni profilo e da qualunque punto di vista le si guardi, ci sono dei sacrifici, ci sono delle persone fisiche, ci sono delle vite umane, ci sono tifosi, ci sono interi gruppi di persone che lavorano e che fanno tantissimi sacrifici e che non vogliono assolutamente, non tollerano di essere anche presi in giro. Oltre al danno oggi di una retrocessione praticamente annunciata, anche la beffa di sentirsi dire che si è agito con scrupolo e con accortezza. In società ci sono state anche delle lacrime, ci sono delle lacrime in questo momento, e quindi questa la dice lunga proprio rispetto ai momenti che stiamo vivendo. Io voglio solo ricordare un'ultima cosa: il Nardò oggi aveva il diritto di disputare i play-out, gli spareggi. Nessuno ha l'autorità e il potere di decretare una retrocessione a tavolino del Nardò, cioè di una squadra che oggi aveva tutto il diritto a disputare i play-out, quindi gli spareggi. Quindi veramente in attesa evidentemente delle motivazioni della decisione ufficiale, ribadisco che saranno adite tutte le autorità, tutte, nessuna esclusa, perché questa veramente presa in giro, questa beffa atroce, questa decisione che non sta né in cielo né in terra, da qualunque lato la si guardi, possa non essere avallata e possa non andare fino alla fine a buon fine, decretando la retrocessione del Nardò in eccellenza. Grazie.